Il laboratorium è una finestra sul futuro, sul nostro futuro, e l'abbiamo aperta nello stesso luogo dove oltre 50 anni fa Immergas è diventata una piccola impresa. In queste parole di Romano Amadei, cofondatore e presidente di Immerfin, c'è la vision che è alla base del progetto e dell'investimento. È evidente che le macchine sono importanti, gli impianti, le attrezzature, le postazioni dove facciamo le prove, però quello che conta è la capacità, l'intelligenza degli operatori qui, periti, tecnici e ingegneri. Penso sì che abbiamo realizzato qualcosa di bello da vedere e da vivere e in cui però ovviamente dobbiamo lavorare. Quindi fa piacere, certamente, in chi opera, entrare in strutture così ben fatte. Una valenza strategica sottolineata in occasione dell'inaugurazione anche da Andrea Bianchi, direttore dell'area politico-industriali di Confindustria Nazionale. È un segnale positivo perché testimonia come le imprese, anche in una fase complicata nella congiuntura internazionale e la congiuntura nazionale, continuano ad investire sul futuro. Particolarmente importante che l'investimento sul futuro guardi anche alle sfide ambientali. E credo che Immergas da questo punto di vista sia un esempio, e credo che lo sforzo che dovremo fare nei prossimi anni è appunto investire molto sulle persone. Il laboratorium è la conferma che Immergas vuole mantenere in Italia il cuore e il cervello. Il cuore della ricerca e sviluppo, quindi l'ideazione del prodotto, delle nuove tecnologie, è sempre qui a Brescello, perché qui c'è la sede storica. Ci siamo noi e ovviamente portiamo le nostre esperienze, tutto l'indotto di non solo di esperienze ma anche di attività che svolgiamo quotidianamente. Inaugurare un centro ricerche vuol dire investire sul futuro di un territorio, quindi l'amministrazione non può che essere coesa con questa azienda e accompagnarla in questo cammino, un cammino di investimento. Se non si può misurare, non si può migliorare. È partendo da uno dei punti fermi dell'imprenditoria più innovativa che Immergas ha progettato e realizzato la nuova area ricerca e sviluppo, che è in grado di fornire una risposta ampia e metodologicamente completa alla crescente richiesta di informazioni e dati su cui costruire le nuove scelte strategiche. Gli obiettivi di questo laboratorio sono di fornire all'azienda una struttura che possa velocizzare e migliorare le attività di sviluppo per la creazione di nuovi prodotti, soprattutto focalizzati sulla parte di energie rinnovabili, quindi prodotti ibridi, pompe di calore, solare e quant'altro verrà nel futuro. Entreranno nuovi profili perché il nostro obiettivo è quello di lavorare sempre di più sulle rinnovabili, quindi noi vediamo in un prossimo futuro prodotti che siano più efficienti, con minori consumi e interconnessi. I lavori di costruzione hanno impegnato lo studio EFA di Parma, l'architetto Emilio Faroldi, Stalbau, Automazioni Bigliardi, Torreggiani, Rainieri e Fava Arredamenti. La classe di questo edificio è classe A4. La sfida era quella di creare un ambiente di lavoro più operativo, ma al contempo che avesse la qualità costruttiva tale da garantire un clima migliore, quasi da abitazione. In occasione dell'inaugurazione del nuovo centro ricerca è stata allestita una mostra con le fotografie scattate durante i lavori di costruzione dal fotografo Luigi Bussolati. L'evocazione è sempre quella del lavoro umano dietro, no? C'è un'idea, c'è una progettazione, c'è poi una costruzione proprio fisica dell'opera. Trovavo doveroso inserire anche questo elemento. Le immagini sono raccolte anche nel volume La forza dell'innovazione.